Lanciano e Montesilvano in campo per la 17ª giornata di eccellenza. I frentani cercano punti decisivi per continuare la rincorsa alle primissime posizioni. Gli ospiti devono dare continuità ai loro risultati per tenere a distanza la zona retrocessione. Primissima occasione al 10° per il Lanciano, ordita come sempre dall'onnipresente Iseni. Sul suo pallone messo in mezzo, solo un grande intervento della difesa ospite salva dal possibile 1-0. Il Lanciano recrimina al 29° per la mancata concessione di un presunto calcio di rigore. Sulla fascia sinistra si accentra Nicola Ciotola, che va giù in area e per il signor Pellegrino non c'è nulla da ravvisare. Ancora una clamorosa occasione per il Lanciano al 33°. Rei sfonda sull'out di destra e mette al centro per la conclusione, deviata più volte e poi spazzata dalla difesa ospite. Si rende pericoloso da corner anche il Montesilvano, sul pallone calciato nel cuore dell'area di rigore, Barbarossa riesce a deviare verso la porta di Elesai, ma manda fuori di pochissimo la sfera. Il Lanciano riesce a trovare il gol del vantaggio proprio in chiusura di primo tempo. Su un pallone calciato in avanti e spizzato da Bocchio, Mariano sbuca sulla tre quarti e calcia al volo, superando Bertini grazie alla sfortunata deviazione di Maloku. È l'1-0 dei padroni di casa che dunque chiudono il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa subito occasione per il Montesilvano all'11°. Il pallone messo in mezzo dall'out di sinistra arriva sui piedi di Vetovato, che conclude però lontano rispetto ai pali di Elesai. Ancora Montesilvano in avanti al 14°, con l'arbitro Pellegrino che decide di non sanzionare l'intervento di Mingolla sul solito Vetovato. Gli estremi per il calcio di rigore, per il fischietto di Teramo, non ci sono e si rimane sull'1-0. Il Lanciano si sveglia dopo aver rischiato in avvio di ripresa e torna a spaventare Ubertini. Dall'out di destra, Rei rientra sul sinistro e conclude a giro, palla fuori di pochissimo. Gli ospiti tornano a farsi pericolosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 22°, pallone corto e deviazione di testa che mette brividi a Delesai, ma la sfera termina fuori. A tempo praticamente scaduto, il Lanciano chiude la pratica con un contropiede orchestrato dal solito Iseni. La sua conclusione si ferma sul palo, a Ubertini battuto, ma il tap-in di Bodo è vincente e regala il 2-0 ai frentani. Pochi istanti dopo, l'arbitro fischia per 3 volte, la corsa del Lanciano continua, ora in solitaria, al 3° posto della classifica. Con mister Antignani, dopo una prestazione gagliarda del suo Montesilvano, il finale è stato 2-0 per il Lanciano. Chiaramente, mister, ti lascio subito la parola per un commento. Sì, il commento è lo stesso che ho appena fatto ai tuoi colleghi. E praticamente ho fatto i complimenti ai ragazzi appena sono rientrato dentro, perché abbiamo affrontato a testa alta e con tanta determinazione, una squadra molto forte e ben organizzata come il Lanciano, che a fronte dei problemi che vanno dicendo in giro la gente, è una squadra che se la può giocare fino alla fine, perché ha veramente giocatori di livello, un grande allenatore. E quindi ho potuto solo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché fino all'89esimo stavamo 1-0 con un mezzo tiro, non un tiro, con un mezzo tiro preso in porta. Quindi per il resto non sto qui a commentare l'incommentabile, perché lo vedete da soli, quindi... Solo complimenti ai miei ragazzi e un grande in bocca al lupo al Lanciano per il proseguo del campionato, nient'altro. Un giudizio rapidissimo al termine del girone d'andata, appunto, di queste prime 17 partite. Termine del girone d'andata, noi giriamo a 22 punti, il che all'inizio dell'anno era una cosa, era forse utopia, quindi giriamo ad un punteggio che ci fa piacere, anzi addirittura ci manca anche qualcosa a noi. E fermo restando che sono contentissimo, perché sistematicamente, e lo ripeto e lo ripeterò sempre, andiamo in mezzo al campo con 6, 7, 8 fuori quota, tra i quali 2005, 2004, noi non fa differenza. Abbiamo una Juniores che è prima in classifica alla fine del girone d'andata, e quindi l'obiettivo nostro è quello, valorizzare il più possibile i giovani e cercare di fare il possibile per salvarci contro tutto e tutti. Con mister Valbonisi, vista la squalifica di mister Bellè, un ottimo successo del Lanciano oggi. Sì, oggi era importante dare continuità agli altri risultati che avevamo fatto e ci siamo riusciti. Non è stato facile, era la terza partita in una settimana, quindi eravamo un po' stanchi. Dopo l'avversario era una squadra di categoria, ben messa in campo, che ci ha dato filo da torcere, insomma, però poi... siamo riusciti a trovare a sbloccare la partita con un gran gol e poi insomma ci si è messa un po' in discesa, poi abbiamo sofferto un pochino nei minuti finali, come era giusto che sia, perché loro si erano buttati poi tutti avanti e niente, però poi sempre la forza di questo gruppo, insomma, ci ha fatto
arrivare al risultato finale. La classifica a questo punto si fa veramente interessante, no? Dopo 9, se non erro, risultati utili consecutivi. Sì, siamo molto contenti, è tutto merito dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare le nostre indicazioni col mister Bellè, lavoriamo molto, però insomma il grosso del lavoro lo fanno loro, perché sono veramente dei ragazzi stupendi. E niente, poi sì, la classifica adesso si mette bene, insomma, quindi siamo molto contenti.